Cari amici, buongiorno. Allora, oggi sono già a Cima Banche, per cui chilometraggio più o meno 14, ma non ce la voglio di cominciare in ciclabile perché il popolo degli e-bikers e anche dei biker normali è molto popoloso oggi e parlare mi dà sempre fastidio quando la gente mi guarda e dice che stava facendo questo. Sono con la Niner che non so, forse qualcuno l'ha già notato nel video dei 5 rifugi, le ho rimesso le ruote da 29 semplicemente perché con le 27 e mezzo era divertente ma non aveva senso, non era quello per cui era stata creata, per cui sono tornato alla 29 e ho tolto l'ovale che avevo, ho messo la corona da 30, quindi in modalità super climber. Vado sul cornetto di confine, quindi sopra Dobbiaco e traversata di confine, quindi tutta la cresta, scendo Prato alla Drava e poi rientro. Dovrebbero essere più o meno 100 e qualcosa chilometri con 2000 e qualcosa metri di dislivello. Così, insomma, si pedala fino a Dobbiaco, è la placidissima ciclabile, quindi non penso che filmerò granché e poi da lì inizia a essere figo figo. È passata appena un'ora e un quarto da quando sono partito, però siccome poi inizia la salitona e voglio stare leggero, adesso faccio una merenda un po' pesante, quindi un pre-sport che... Ma Luca, è già iniziato lo sport. Sì, ma questi va bene anche se si fanno i lunghi per un rilascio di carboidrati molto lento e poi una barretta un po' più proteica in maniera tale da saziarmi, così poi sto leggero durante la salita. Da qui poi, se si passa questo cancello qua, adesso vi mostro una bella variante lungo questo sentierino qui. Bene, perfetto, ottimo, partiti. Allora, speriamo che non ci sia troppa gente e di non beccare qualche cristiano dietro le curve cieche, perché è molto bello, si può fare anche con la gravel questo sentierino. Abbasso un cicinino la sella da pompare. Grazie. Le vacche qua. Vediamo se riesco a fulminarmi. No. Bravo Luca. Qua su questi percorsi così, o almeno io mi trovo bene, con la sella a mezz'asta, così sia un po' più agili rispetto alla sella alta. Ma comunque si riesce a pedalare. Qua buttatevi a sinistra. Hopla. Questo è anche super divertente. Hopla. E si sbuca fuori all'acqua di Dobbiaco. Qua adesso si prosegue. Di qua si fa praticamente mezzo giro del lago di Dobbiaco e si è a Dobbiaco. Qua siamo proprio in uno degli emblemi del turismo pusterese. Sempre bello, però insomma, ad agosto anche no. Da qua si vede, mi pare, a meno che non sia dietro, dovrebbe essere questo qui, il cornetto di confine. Quindi capite bene che siamo a 316 metri di dislivello, a tornare indietro pressoché altrettanto, e dunque dov'è tutto il resto di dislivello, ovvero i 1700 eccetera? Là. Luca Loro in modalità Terry Parentsen sulla Fifth Avenue. Ha ha ha.
non essendo un cittadino, probabilmente tutti saranno stufi marci di pedalare tra le macchine, ma invece io mi diverto moltissimo. Eccoci, allora qua siamo al rifugio Genziana e possiamo dire che dal cartello là in fondo si entra più o meno nella strada forestale, dai, ed è ufficialmente cominciata la salita. Giorno, quinta d'agosto, la gente non saluta. Eccoci, ho superato il mega posteggione in fondo e adesso sono sulla strada col divieto di transito per le auto, ovviamente, e non filma proprio tutti i bivi, ma va da sé che in descrizione qui sotto c'è il link a questa attività su Strava e lì potete scaricare la traccia GPS, un sacco di cose. Se fate questo percorso vedete un sacco di questi simbolini che sono tipo degli omini in bici, sembrano. Questi sono il logo dello Stoneman e segnano, diciamo, il percorso. Ma invece sono giunto alla prima rampa, gioiosamente. Io sono già bello sudé. Le rampon 17%. Per fortuna è breve. Lì c'è la mia salita. Qui c'è la maglia. Quasi quasi vado anche a vedere se mi fanno un paninetto. Le panin, e adesso di là vado a fare acqua alla fontana, perfettissimo, così anche con la pausella si sono riempite un po' le gambe. Bene 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 bene. Se qua c'è la malga si sale di qua e subito qua dietro c'è la fontana. Ne approfitto per altro snack e mi metto anche i guantini, perché c'è una cosa che non sopporto, è andare in bici con le mani sudatrici che scivolano sulle manopole. Ovviamente questi involucri qua, dato che ad agosto ne vedo qualcuno per terra, se so che qualcuno dei miei iscritti li butta per terra, vengo da voi e vi spacco le mani. Si portano a casa o si buttano nel cestino, vero? Ho dimenticato di dirvi. Allora, fino a qua sono da Cortina 40 km a 77 con 885 di dislivelli. E adesso that way. Sempre gli amici della Stoneman. E qua abbiamo ufficialmente attaccato la salitissima al Martin Calais. La salita inizia così, placida nel bosco, molto bella, non troppo ripida. Io cerco di restare sui 150 battiti più o meno, allora poi tornare fino a Cortina devo. Bello qua, bici e padabam, si vede anche tre cime. Quella è la maglia dove ho preso il panino, quindi di dislivello qua se ne macina parecchio tutta la strada che ho fatto per arrivare. E Cortina è dietro là, proprio dietro a tutto. Cioè tutto finora funziona, ma la posizione in sella bisogna rivederla, e certe volte c'è, cioè, sotto sono veramente pigro io. Non... Sono già stufo e c'ho questa guerra psicologica che ogni 10 pedalate mi dice dai torna indietro, wow, che senso ha, che senso ha, perché alla fine che situazione. Sarebbe bello essere super motivati sempre, e invece no, non è così. Qua, come se mi dovessi autoconvincere, autorassegnare al dover fare la salita, non so bene come dire, è tipo, non lo so, c'è qualcosa di punitivo sotto.
volte possino, che fatica che mi fai fare. Fortuna che siamo in dei posti straordinari. Cioè, guarda che posto assurdo, bellissimo qua. Attenzione, attenzione, qua in questo tornante da qui si vede che c'è un incavo dietro, non mi ricordavo assolutamente, ma c'è un'amica fontaniella. Eccolo là, vedi che bel serpentone che mi sono fatto. Si vede anche la malga giù in fondo, sembra vicina, ma che fatica. Guarda qua, che altipiano, non tanto, alti inclinato, tutto brullo, con l'erba secca, una roba steppe della Mongolia. Ecco qua al fondo, anche se probabilmente non si vede, è un po' bastardo, perché c'è tutte queste pietre di traverso che frenano. Eccomi ragazzi, sono giunto. Là ci sono quelle specie di casermoni, eccetera, c'è anche il palo dello Stoneman e questo è lo scollino del cornetto di confine. Infatti questa cresta qua è appunto il confine, dietro c'è l'Austria. E bellissimo, c'è qualche timido biker da qualche parte. Poi la mia discesa sarà questa strada qua, poi se non sbaglio risalgo fino a questi casermoni. E poi qua forse si intravede, vediamo. Poi qua c'è uno zigozago del trail che andrò a fare io, che è dentro questa valle qua. E scendo per la Drava, per l'appunto. Ma adesso, diciamoci la verità, io ho un solo scopo nella vita. Panino, speck e formaggio. Speciale, no, scherzi a parte, molto buono. 3,50 euro la maiga giù, ci sta. È un posto veramente assurdo questo, magico, con un'atmosfera estremamente rarefatta, non lo so, anche tutti questi pendii così erbosi, morbidi, non assolutamente non dolomitici, infatti di qua non siamo più in Dolomiti, che mi ricordano per assurdo tipo il Ladakh, il Tibet. E è bello questo, è bello anche quello, in realtà i colori sono quelli di un monastero tibetano per assurdo. E sì, è vero, la salita è dura e non mi piace mai, però passa in fretta, guarda che roba, guarda che figata. Comunque il panino l'ho finito e vado. Clunk. Qua ho appena visto che c'è scritto che sarebbe vietato andare in bici. Io sono piacevolmente fuori legge e ci vado lo stesso. Certo che abituati alla Spectral sembra che mi debba disarcionare da un momento all'altro questa. E pensare che prima di aver quella lì avevo la sensazione, cioè la stessa sensazione che ho passando da questa alla Spectral ce l'avevo passando dall'Explorer a questa, quindi mi sembrava di essere su un chopper super mega con le gomme larghe e morbidoso. Adesso cavolo, mi sembra di essere, no, sul duro di più. Deviazione per vedere il panorama dietro. Qua tutto un buco qua, Ostrega, not bad. Dovrebbe essere Vilgraten qua dietro, no? Queste pietre messe così veramente sono insopportabili. Hanno delle pacche sul sedere, pazzesche.
però. E anche questo. Eccoci qua ai Fortini e da qua dietro parte la discesissima. Yeah, faccio pipì e vado. Tagli importanti. Opa. Devo ricordarmi che ho lo sterzo chiuso perché ogni tanto mi sento proiettato verso l'infinito e oltre. Che cazzo è stato? Raggi, sembra che ci siano tutti. Questo è un taglione epico. Bello, non me lo ricordavo assolutamente così spaccato sto trail. Come ho fatto a farlo senza telescopico? È diventato imprescindibile per me adesso. Sai cos'è incredibile di questa zona, non dell'Alto Adige, cioè proprio delle Dolomiti, che hanno un trail figo e fanno questa roba qua. Perché? Perché hai la testa piena di bagigi probabilmente. Ma sai cosa fa Luca? Va giù lo stesso. Mamma, mamma. Sai cosa? Volevo usare assolutamente la Niner oggi perché è la bici migliore per fare i lunghi, eccetera. Però qua è la Madonna. Diciamo sentiero tecnico più o meno, insomma, con la Niner. Nine. E qua le rotaie non perdonano. Tutto a posto comunque. Perché veramente adesso, non per fare cose a mia discolpa, ma queste gomme qua, soprattutto le Icon dietro, non frenano niente. Ma niente. E me lo ricordavo molto, molto, molto più bello. Chiaro, il giro comunque è figo panoramicamente, però pensare di aver fatto tutta quella fatica per una discesa. Allora, ho appena trovato, come si sente dal rumore di sottofondo che c'è un trattore, un signore che lavorava nei boschi, che ovviamente mi ha sgridato perché la strada è chiusa, e mi ha spiegato un po' come stanno andando le cose, nel senso che il signor Roland Stauder, che è quello che ha creato lo Stoneman, praticamente lo fa passare in terreni comunali e privati, dove se qualcuno si fa male la responsabilità è dei privati.
e quindi da 2 anni hanno completamente chiuso questo trail, che a questo punto, dal momento che il signore mi ha spiegato abbastanza gentilmente, insomma, all'inizio era un po' arrabbiato, poi gli ho spiegato che l'avevo già fatto eccetera, gli ho chiesto perché l'hanno effettivamente chiuso e mi ha detto che è così, e quindi vi invito a non fare questo percorso e magari a mandare una mail alla redazione, insomma, da mandare una mail allo Stoneman Dolomiti per capire cosa intendono fare dal momento che parte della sua percorso è chiuso. Però che storia, uno poi dice la grande efficienza Alta Tesina e si perdono in queste cacate qua, che veramente c'è un minimo di efficienza basterebbe. Prati di una certa pendenza comunque, prato alla Drava. Ecco, ci siamo a Prato alla Drava e sono anche molto affezionato a questo paese, perché quando nella casa dove abito adesso con Valentina e Zelda venivano i miei nonni d'estate, noi per ben 2 estati siamo venuti qui. Lascio Prato alla Drava, ho tolto la GoPro perché tanto adesso di Tov non c'è più niente interessante da filmare, e a questo punto ripenso a molte cose. Innanzitutto vi ragguaglio su 1600 di dislivello e 63,5 km. Da adesso è tutto di nuovo ciclabilona. E a questo punto, dopo le notizie che mi ha dato il signore, ha senso fare un percorso studiato da uno che, cioè, non sa gestire una traccia GPS, un sito, eccetera? Io sarei un po' per sabotare queste robe qua, quindi sicuramente farò anche l'altro pezzo, quindi Siljaner Hutte con il Demut Passage, e poi vediamo, non so se lo faccio. In realtà la pigrizia ha trovato un alibi. Eccomi a San Candido, adesso faccio il pieno alla fontana qua, fontanona, eccola. Lago di Dobbiaco di nuovo. Eccoci ragazzi, sono di nuovo al cimitero di guerra qua dietro, quindi di fatto ho chiuso l'anello perché da adesso è ciclabile ed è la medesima che ho fatto questa mattina. Poi adesso nella schermata finale metto tutti i dati alla fine del giro, ma c'è anche il link Strava in descrizione. Per adesso siamo 1800 di dislivello, 80 km. E che dire, cornetto di confine è sempre una figata. Sicuramente non è stato educativo il fatto che io abbia fatto un sentiero chiuso alle bici, però avendolo già fatto volevo veramente vedere, capire fino in fondo cosa stesse succedendo, e sono contento di averlo capito. E quella sentiera lì da cancellarlo assolutamente dalle mappe per la bici, perché comunque non è neanche che sia sto granché. Non mi convincono più così tanto questi giri, nel senso che sono a cavallo tra il trail e il gravel come questa bici, e non capisco bene dove vogliono andare a parare, capito? Comunque sempre allenamento. C'è sempre un camion da qualche parte. Comunque, ultima pausetta barretta prima della salita a Carbonin in cima Banche. E dopo via, insomma, anche se avevo detto che il video era finito, vado un attimo avanti. E ma non so,
se ha senso macinarsi 8 ore in sella per un giro come quello di oggi, nel senso che veramente io ho buttato dentro 60 km, sì, ci sta, è agosto, muoversi da casa in bici, traffico, eccetera, però 60 km di strada bianca ciclabile per poi fare che cosa? Boh, non lo so. Non so se dire che questo ciclismo mi piace o non mi piace, non è il momento adesso. Sicuramente non è quello di cui ho voglia. Preferisco far cose o molto più divertenti o comunque nuove. Poi il discorso è sempre quello, no? Una bici è una cosa che ti sembra fichissima finché non hai provato di meglio e poi è un casino. Cioè, con la trail mi diverto come un bambino ed è un aspetto estremamente ludico del ciclismo. E invece se voglio andare forte prendo l'Exploro che si vola. Questa bici qua non lo so. Amore e odio proprio. Va bene, adesso chiudo veramente. Schermata finale con tutte le info. Ciao.